Annessi e connessi è un manifesto per leggere il mondo, quindi questo libro come nasce da un'esperienza che poi la lega ad un'altra coautrice? Sì, il libro è stato scritto assieme a Rossella Muroni, che è una sociologa, e la cosa molto bella è che dai nostri approcci molto diversi, appunto un ingegnere, una sociologa, poi con una prefazione di una virologa molto importante come Ilaria Capua, abbiamo provato a svelare la trama che lega tutte le crisi che normalmente vengono considerate a sé stanti. Quindi noi purtroppo usciamo da un periodo molto drammatico come quello della pandemia, viviamo una crisi climatica, c'è la guerra, viviamo una crisi energetica, una crisi economica, e tendenzialmente queste cose si tentano di affrontare in maniera separata, senza leggere le trame profonde che invece le legano. Ecco, noi pensiamo che senza leggere queste trame anche le soluzioni che si ipotizza di costruire non siano efficaci, non lo siano più, e quindi il nostro lavoro serve un pochino a fare questo, a far emergere un disegno in un apparente caos, e credo che sia un lavoro importante soprattutto dal punto di vista culturale, perché le persone possano comprendere il proprio ruolo e possano imparare a pretendere dalle imprese a cui si rivolgono, dalla politica, dalle istituzioni, che ciascuno faccia la sua parte. Se noi non pensiamo che il cambiamento climatico abbia a che fare anche con le politiche di accoglienza, stiamo facendo un errore drammatico. E quindi le soluzioni che costruiamo non saranno sufficienti ad arginare questa problematica, che tra l'altro è innanzitutto umana, etica e di riconoscimento della dignità delle persone, no? Ma anche qui, se io non penso al clima, non trovo la soluzione giusta. E bisogna esercitare delle forme di leadership diverse, che siano leadership inclusive, leadership che non abbiano paura del dissenso, ma che trovino anzi nella molteplicità di pensieri una specie di biodiversità umana, che è quella che ci rende più resilienti, quella che ci fa evolvere, quella che ci rende migliori e più in grado di gestire le crisi che viviamo. Quindi sicuramente sì, il talento delle donne, lo sguardo delle donne è anche fondamentale per costruire modelli alternativi di leadership, che non sia appunto l'uomo solo al comando o anche la donna solo al comando, ma che cambi completamente il sistema valoriale e il sistema di gestire il potere e la responsabilità.